La Repubblica di Turchia rappresenta geograficamente la parte più occidentale del continente asiatico e soprattutto negli ultimi 10 anni è considerata una delle realtà più interessanti nel panorama internazionale. Sorta dopo la Prima Guerra Mondiale sulle rovine dell'Impero Ottomano, la Turchia ha ricevuto un'impronta laica dal generale Mustafa Kemal, meglio noto con il titolo di Atatürk, padre dei turchi. Dopo la sua morte avvenuta nel 1938, il paese ha mantenuto la sua impostazione laica fino agli anni 2000, quando il processo di re-islamizzazione è culminato con la vittoria elettorale del Partito della Giustizia e dello Sviluppo di Recep Tayyip Erdogan 2002. Il movimento di re-islamizzazione ha reso la Turchia il paese con il più alto numero di moschee pro capite. Quelle aperte al culto sono circa 85.000 e quello dove i partiti islamici registrano i maggiori successi elettorali. È ricomparso il velo nelle strade, nelle università e nei luoghi pubblici. Il richiamo alla preghiera fatto in arabo dai muezzin, che era stato proibito da Atatürk, scandisce le giornate dei turchi all'ombra dei minareti. Nonostante questo, la Turchia rimane tuttora il paese della regione medio orientale che più ha cercato di avvicinarsi al modello occidentale di democrazia, sebbene rimangano da sciogliere anche in ambito religioso importanti nodi antidemocratici che hanno contribuito alla freddezza da parte di alcuni paesi membri nei confronti di un eventuale suo ingresso nell'Unione Europea. Per quanto concerne in particolare le relazioni Stato-Chiesa Cattolica, sono numerose le questioni pendenti, prime fra tutte quella annosa del mancato riconoscimento legale che provoca di fatto l'inesistenza giuridica della Chiesa Cattolica e la mancata restituzione dei beni ecclesiastici che furono confiscati dalla metà degli anni 30 fino agli anni 60. In questo contesto non mancano vessazioni e violenze nei confronti dei cristiani che hanno portato al martirio del compianto vicario apostolico dell'Anatolia, Monsignor Luigi Padovese, e di Don Andrea Santoro, sacerdote Fidei Donum della Chiesa di Roma, ucciso a Trebisonda. Cattolici in minoranza a confronto con la moltitudine dei musulmani significa molte volte essere limitati nella libertà di espressione. I cristiani sono ancora considerati degli infedeli, gli avur. Adesso ci cominciano anche a chiamare mizzafir, cioè mizzafir vuol dire strano. Delle usanze occidentali che sono contro l'integrità dell'Islam. Alcuni settori lavorativi ai cristiani sono preclusi nell'ambito statale. Niente carriera militare.
Non si può accedere a cariche pubbliche, sindaco, vice sindaco, eccetera. Niente. Non negli ospedali statali e nelle scuole. All'inizio del mio servizio pastorale in Turchia, anni 80-90, ho sperimentato un'accoglienza da parte dei musulmani, aperta, calorosa, rispettosa. Anche dei governi che si sono succeduti in quel periodo, nessuno era di tendenza islamica. Certamente, pur essendo aperti, questi governi erano comunque sempre profondamente legati alla patria, e un senso profondo della patria. Di una nuova Costituzione, quella attuale risale al periodo dei colpi di Stato dei militari del 70-80, lì così, attesa dalla maggioranza, dal popolo turco, è sicuramente un'occasione positiva per migliorare e rafforzare i rapporti con l'Europa, perché loro ci tengono molto, e quindi migliorare anche l'intesa con le diverse confessioni religiose presenti in Turchia. Una nuova Costituzione più moderna ed aperta è sicuramente un punto per l'ingresso della Turchia in Europa. Nello scorso aprile i vescovi della Conferenza Episcopale Turca si sono incontrati con una commissione nominata dal governo per esaminare con loro il problema della restituzione dei beni confiscati alla Chiesa Cattolica, tra ospedali, scuole, case di riposo, chiese, orfanatrofi. Abbiamo detto che ci interessa meno la restituzione dei beni, ci interessa di più che ci si consideri come una società no profit giuridicamente riconosciuta dallo Stato.